Buona domenica 24 settembre. Oggi il Vangelo ci mette alla prova perché sfida la nostra logica che molto spesso è meritocratica quanto ingiusta. La logica di Dio invece è generosa e gratuita. È un modo attraverso il quale siamo invitati a una conversione autentica e radicale. Relativamente alla remunerazione che noi riceviamo in virtù del nostro impegno. Ed è una remunerazione equa, uguale per tutti, perché l'infinita misericordia di Dio è certamente ben presente, la nostra fragilità, le nostre incompletezze e i nostri peccati, ed è pronto ad accoglierci nella misericordia tutti. Indipendentemente dai meriti o dei demeriti che ci è capitato di realizzare nel corso delle nostre opere, della nostra esistenza. A volte pensiamo di essere più meritevoli degli altri, magari perché abbiamo faticato di più, quindi pretendiamo di avere di più, ma non è questa la logica di Dio. E dunque vediamo qual è la logica di Dio. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati. Ecco, incontra i disoccupati e dice loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono, arrivano un po' dopo, ma vanno, accolgono quell'invito. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. È un padrone giusto che chiama tutti, in particolare gli esclusi, quelli che si trovano ai margini, che rappresentano un'umanità dimenticata. Nessuno li ha presi a giornata. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Si inizia dagli ultimi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, e sarebbe da aggiungere: non essere invidioso, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio, chiede il padrone. Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Insegnamento straordinario che tocca le radici profonde della nostra umanità, una nuova logica, la logica di Dio, la logica della vita, la logica della salvezza.
così, commenta il Vangelo di oggi Papa Francesco all'Angelus del 24 settembre 2017. Con questa parabola Gesù vuole aprire i nostri cuori alla logica dell'amore del Padre, la logica dell'amore del Padre che è gratuito e generoso. Si tratta di lasciarsi stupire e affascinare dai pensieri e dalle vie di Dio che, come ricorda il profeta Isaia, non sono i nostri pensieri e non sono le nostre vie. Quindi pensiamoci bene quando formuliamo i nostri pensieri e le nostre vie. Ricordiamoci, non sono le vie di Dio. Dobbiamo cercarle oltre noi stessi, nell'ascolto, nella preghiera, nella disponibilità alla gratuità e alla generosità nella dimensione dell'amore. I pensieri umani sono spesso segnati da egoismi e tornaconti, con tornaconti personali. Lo faccio per chi mi conviene, non lo faccio semplicemente per amore della giustizia, per amore del bene comune. E i nostri angusti e tortuosi sentieri non sono paragonabili alle ampie e rette strade del Signore. Egli usa misericordia. Non dimenticare questo. Egli usa misericordia. Perdona largamente. È pieno di generosità e di bontà che rivesta, che riversa su ciascuno di noi. Apre a tutti i territori sconfinati del suo amore e della sua grazia, che soli possono dare al cuore umano la pienezza della gioia. Stare nella grazia, nei suoi sentieri, nella grazia di Dio, è essere pieni di gioia. Gesù vuole farci contemplare lo sguardo di quel padrone, lo sguardo con cui vede ognuno degli operai in attesa di lavoro e li chiama ad andare nella sua vigna. È uno sguardo pieno di attenzione, di benevolenza, è uno sguardo che chiama, che invita ad alzarsi e a mettersi in cammino perché vuole la vita per ognuno di noi. Vuole la vita, Dio, per noi. Vuole una vita piena, impegnata, salvata dal vuoto e dall'inerzia. Dio che non esclude nessuno e vuole che ciascuno raggiunga la sua pienezza. Ecco, pensiamoci bene, riflettiamo, facciamone occasione per trasformare la nostra esistenza nella concretezza del seguire la logica di Dio, seguire le sue strade, abbandonare i nostri pensieri e le nostre vie tortuose. Appunto, caratterizzate da meritocrazia, da supposizione di essere migliori degli altri, non lo siamo, semplicemente questo. E poniamoci in umile ascolto dell'invito che ci viene rivolto in qualsiasi istante della giornata. Buona domenica a tutte e a tutti.